si tratta di tumori dei tessuti molli, si dice così, con la forma dei sarcomi, si chiamano così, cioè sono tumori rari del tessuto, dei muscoli, dei tendini, delle cartilagini, delle ossa, cioè di tutte queste parti dove normalmente i tumori sono piuttosto rari, anzi decisamente rari. 6 casi negli ultimi 10 anni, più altri 2 in fase di accertamento. Sono i numeri dei tumori rari riscontrati nella zona di Casalguidi, al centro dell'indagine della ASL Toscana Centro. Mediamente per queste patologie si parla al mondo di 5 ogni 100.000 abitanti. Per il paese serravallino, dunque, la percentuale è superiore alla media. 7 delle persone ammalatesi lo sono state negli ultimi 5 anni. Siamo su un numero decisamente più alto e questo configura, si chiama un cluster di malattie, si chiamano così quando si verificano questi episodi e in tutto il mondo si verificano. E si è parlato di forme tumorali che riguardano soprattutto persone di giovane, giovanissima età? Non necessariamente, c'è anche un paio di persone più anziane, però tendenzialmente giovani, come sono questi tumori rari, sono piuttosto giovanili. Questo tipo di tumori che fanno nel mondo questi cluster, tutti gli studi fatti fino ad oggi dai nostri colleghi nel mondo, che hanno messo insieme casistiche molto più grandi, non sono arrivati a delle conclusioni, a capire quasi mai i fattori di rischio in gioco, se non in vari casi in cui erano vicini in ambienti molto molto inquinati. A Mantova ci fu una casistica più piccola di questa, peraltro, intorno a un petrolchimico. L'indagine sui familiari delle persone ammalatesi comincerà, secondo il cronoprogramma della ASL, già nel mese di settembre. Entro dicembre, presumibilmente, si è finito queste casistiche. Però, contemporaneamente, poi estendiamo l'analisi dei nostri dati, quelle banche dati che abbiamo noi, andando a vedere la distribuzione di queste malattie qui anche in altre zone fuori, per vedere che non ci fossero fuggite, magari in zone dell'area pistoiese o pratese ci potrebbero essere altri non segnalati dai medici. Quindi fare una revisione sistematica di questa casistica su tutto il territorio dell'ASL. E poi insieme ad ARPAT e all'Igiene dell'ASL andremo a fare delle valutazioni su alcune cose che potrebbero in qualche modo essere in gioco, ma soprattutto per escludere, tipo l'acqua dei pozzi privati. Io non mi aspetto di trovare sostanze pericolose nelle case di queste persone che hanno avuto la malattia e comunque dei loro vicini, faremo un campionamento, però quantomeno per escludere, perché se noi non capiremo cos'è stato, come nel mondo non hanno capito, potremo comunque aiutare la popolazione a togliersi un po' di quella temperatura d'ansia che c'hanno, per dire guardate che intanto qui non ci sono fabbriche inquinanti, non c'è un'aria pericolosa, non c'è un'acqua pericolosa, però questo bisogna dirlo dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso. Quindi io penso che entro un anno noi siamo in grado di escludere l'esistenza di possibili fattori di rischio